Dopo la sconfitta di San Benedetto, il Campobasso di mister Massimiliano Favo torna a festeggiare a Selva Piana. La rete al 60° dell'attaccante rosso-blu, marchigiano d'origine Alessandro Gabrielloni, è determinante per la partita tra i lupi e i biancorossi della Jesina. Dobbiamo essere più cinici, a volte in questo campionato così equilibrato magari una punizione, un calcio d'angolo alla fine ti porta a pareggiare una partita che meritavi di vincere anche con qualche gol di scarto in più. È una lotta che sto facendo con i ragazzi tutta la settimana, soprattutto con Jonathan, perché per la qualità che ha deve essere più determinante. Oggi ha fatto un'ottima partita, però mi dispiace che poi quest'ottima partita non venga suggellata da un gol suo, perché per la mole di lavoro che fa e per le energie che profonde sicuramente dovrebbe togliersi qualche soddisfazione in più. E soprattutto mi devono far soffrire un po' meno, perché poi alla fine ho un'età e le coronarie vanno salvaguardate, nel senso che però siamo, è la squadra che voglio io, con una grande mobilità, con un buon palleggio nonostante il campo, che è riuscita veramente, credo, escluso con l'occasione del primo tempo che mi è sembrata molto casuale, della Jesina, che comunque è una squadra che ci precedeva, che ha dimostrato di essere una buona squadra, credo che abbiamo meritato veramente di vincere, quindi per noi dopo la buona prestazione di San Benedetto è una, la considerazione che possiamo fare è quella che è una squadra che sta crescendo e comunque deve curare questo piccolo problema che abbiamo, che è quello di fare più gol. Mi è piaciuta la difesa molto alta, abbiamo concesso veramente poco o niente, quindi un altro dato importante, al di là dei gol che non abbiamo subito, ma mi piace, da un paio di partite siamo con questa difesa molto alta che effettivamente consente poco o niente alle squadre avversarie. Speriamo di continuare così mi fa piacere proprio anche per la credibilità che ha questo gruppo, anche in se stesso adesso, nella consapevolezza che possiamo dire alla nostra in questo campionato di qua alla fine, nonostante avesse paura sinceramente, perché siamo una squadra anche un po', credo, leggerina, no? Su questo campo un po' pesante, lo sapevamo, lo temevamo, però credo che i ragazzi si sono ben comportati. C'è del rammarico invece nelle parole del direttore sportivo della Jesina, che non riesce a spiegarsi il motivo per cui i suoi ragazzi non riescano a giocare buone partite nelle gare fuori lo stadio Carotti. Ci credevamo molto, perché stiamo bene. Peccato, perché la sconfitta è arrivata su un gol sul calcio piazzato. Nonostante il Campobasso oggettivamente ha avuto diverse occasioni, ha avuto padronanza del gioco per diverso tempo della gara, però ci abbiamo provato oggi. Insomma, la reazione nel secondo tempo secondo me è stata importante, fino all'ultimo minuto siamo stati lì. Ci abbiamo provato un po' più di cattiveria, qualche mischia, qualche seconda palla, e potevamo anche portare a casa un punto che non so se sarebbe stato meritato o meno, però comunque ci avrebbe fatto molto comodo.